Ciao amici e bentornati. Se non ne avete ancora abbastanza di fenomeni paranormali, oggi un video che fa proprio al caso vostro. Sul canale Dark Ghost Paranormal viene effettuata un'indagine in una casa ormai abbandonata da anni. I vecchi proprietari di questa casa sono ormai morti e la casa è stata lasciata ai parenti, che a loro volta hanno categoricamente rifiutato di vivere in questa casa. Secondo alcuni parenti, in questa casa si svolgerebbero attività paranormali. La più forte verrebbe avvertita nel seminterrato. Secondo alcuni racconti, di notte si sentirebbero conversazioni nel seminterrato e quindi i vecchi proprietari avrebbero deciso di chiuderlo. Durante l'investigazione, lo youtuber dichiara che un anno fa avrebbe condotto già un'altra indagine in quella stessa casa. L'uomo avrebbe chiesto all'entità che cosa stesse facendo nel nostro mondo, cioè nel mondo dei vivi. Secondo lo youtuber, l'essere avrebbe risposto che si trovava lì perché aveva bisogno di umani vivi e che lei stessa rappresenterebbe la morte. Lo youtuber decide di continuare la sua investigazione. All'inizio non succede quasi niente. A quel punto lo youtuber decide di scendere nel seminterrato, dove si dice che si sentirebbero delle voci e delle conversazioni. Ma prima di scendere decide di lasciare il suo strumento su un muretto vicino al seminterrato. Una volta sceso, l'uomo incomincia a riprendere tutto lo scantinato. Poi si ferma e incomincia a fare qualche domanda. Lo spirito non si fa attendere. L'entità, forse irritata dalle domande del ragazzo, fa crollare un pezzo di muro che travolge lo strumento dello youtuber. Da quel momento in poi incominciano a accadere cose veramente strane ed inquietanti. Gli oggetti incominciano a muoversi. Lo youtuber capisce di aver fatto irritare lo spirito e di aver fatto qualche domanda di troppo, quindi decide di raccogliere tutti i suoi strumenti e andarsene via. Prima di andarsene, decide di dare un ultimo sguardo con la telecamera. L'uomo incomincia a sentire come dei colpi di martello in una stanza. Il ragazzo, un po' stanco e un po' spaventato, decide di andarsene e concludere l'indagine. La cosa che mi ha stupito di più di questo video è la fermezza e il sangue freddo che ha mantenuto lo youtuber. Un'altra persona al suo posto sarebbe già scappato via a gambe levate. Il video finisce qui, ragazzi. E noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!